L'esperienza fa parte della professionalità e come tale deve essere riconosciuta. Così il ministro per gli affari regionali, Enrico Costa, ha voluto rassicurare gli operatori balneari accorsi in massa a Rimini a conoscere le novità del disegno di legge governativo sul riordino delle concessioni demaniali. E il provvedimento deve essere un provvedimento equilibrato, che deve avere anche un riconoscimento degli sforzi, della fatica, dei sacrifici di coloro che nel corso degli anni si sono impegnati per la valorizzazione del nostro settore balneare. Niente più proroghe indeterminate delle concessioni, ma un periodo transitorio di cui ancora non se ne conosce la durata. Gli enti locali, le regioni, i comuni e tutti quanti dovranno adeguare la loro pianificazione, i loro strumenti, i loro provvedimenti alle innovazioni della legge. Ovviamente questo necessiterà del tempo e questo è il tempo che costituisce l'adeguato periodo transitorio. L'Italia si è data negli anni una disciplina che confliggeva con la direttiva Bolkestein. L'attuale provvedimento del governo piace all'Europa? Siamo convinti che i principi che abbiamo declinato in questo provvedimento siano principi assolutamente compatibili con le posizioni dell'Europa. Siamo disponibili a spiegarli, siamo disponibili a confrontarci.